Il video del venerdì, ti 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 ti
Seconda parte. Il video del venerdì. Anzi, tu! Il video del venerdì. Oh 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 oh. Zan zan zan. Allora ragazzi, benvenuti al video del venerdì, ma questa cosa fighissima è avere questa sigla, i cui diritti sono miei, sia di musica che di parole, perché il testo è stato soprattutto molto difficile, molto difficoltoso da scrivere, il video del venerdì, sono miei, perché la musica è mia e le parole sono mie. Quindi mi raccomando, attenzione ad utilizzare molto bene i diritti d'autore di questa canzone. Benvenuti, siamo live, ragazzi! È il primo video del venerdì, cioè vi rendete conto di cosa mi sta facendo fare la quarantena? Mi sta facendo impazzire! Cioè si capisce, la mia pazzia si capisce fondamentalmente innanzitutto dai capelli, che ormai non si capiscono più. Però insomma, benvenuti! Un attimo solo. Ok, va bene, benvenuti, capiremo. No, guardate, è complicatissimo perché in realtà questo sistema per andare live nuovo mi fa vedere tutto al contrario, quindi insomma è un po' difficoltoso da capire, però partiamo subito, dato che siamo live, col fare la cosa che io adoro fare live, cioè salutarvi tutti quanti. Quindi andiamo con i saluti per tutte le persone che sono connesse, e quindi 1, 2, 3, ciao Piero, ciao Gennaro, ciao Chiarix, ciao Ismira, ciao Matteo, ciao Davide, ciao Luca, ciao Filippo, ciao Daniele, ciao Ilaria, ciao Matteo, ciao Daniele che ti ho salutato 40 volte, ciao Emanuele, ciao Luigi, ciao, c'è un altro Matteo, ciao Ludovico, ciao Pandora, ciao Rosa, ciao Luigi, ciao Pio, ciao Caterina, tu. Allora, questo video del venerdì, come avete potuto notare dal titolo, è dedicato alla, diciamo, le grandi domande che ci tormentano da un po' di tempo, insomma, che sono fondamentalmente le domande relative all'anno scolastico, insomma, a quello che succederà. Scusate, ho messo la canzone dei ricchi e poveri proprio per dire che sarà della nostra vita, chi lo sa, perché effettivamente, insomma, l'anno scolastico, diciamo, non si sta capendo più niente questa didattica online, cioè non si sa se termineremo a scuola, se termineremo online, la didattica a distanza avanti, dietro, a destra, a sinistra, e poi naturalmente gli esami. Quindi ho voluto dedicare questa live a questo, e per favore, proprio perché live deve essere interattiva. Quindi chiunque farà delle belle domandine simpatichine, io le metterò in evidenza con i nostri fantastici banner. Quindi dopo avervi salutato, Lovini, avervi detto che vi voglio bene, vi ricordo immediatamente che è molto importante in questa live interagire. Quindi fate domande, soprattutto commentate, le cose più belle le metterò qui in evidenza. Va bene? Dopo aver salutato tutti, apriamoci al primo argomento. Buon pomeriggio a tutti quelli che si sono connessi, perché siete veramente tanti, 86 persone live. Vorrei mostrare un capello in cam, vediamo se ci riesco. Questo è un capello, così. A capello dell'ordine del, diciamo, diametro del capello. Vediamo se riesco, voglio inquadrare il capello. C'è la romana, e va a vedere il capello! Inquadriamo il capello. Allora, basta fare l'imbecille che non sono altro. Dunque, ragazzi, partiamo subito. Intanto metto in evidenza il saluto che estendo a tutti quanti di uno dei miei abbonati, cioè Azazel o Azazel, e ringrazio naturalmente tutti gli abbonati al mio canale YouTube, che sono veramente tanti e che ora voglio nominare, voglio approfittare e nominare e ringraziare. E sono esattamente, oltre che Azazel, Piero, Carlo, Careggio, Allen, YT, Ares, Aidonis, Dario, Dogliotti, Diadalma, Mattias, Francesco Massaro,
Emma, Eugenio Di Fonso, Rosa Gravino, Mantillo 01, Laura Mari, Daniele Ambrosi, Erma Bellota, Vinicio Cicchiello e voglio tornare nel team. Sono gli abbonati al mio canale YouTube. Io li ringrazio per il sostegno che danno al mio canale e naturalmente per loro contenuti in più. Fra poco alcuni contenuti che avverranno, che io condividerò su YouTube e soprattutto anche su, insomma, gli abbonati generali del mio canale saranno le papere che faccio quando faccio i video. Vi posso assicurare che sono molto divertenti, sto pensando di pubblicarle, ma prima di tutto di condividerle con gli abbonati. Ok. Ho fatto una sorpresa, così volevo sparire un attimo. Allora, non fa niente, insomma, si riappare. Allora, nel frattempo, vediamo quello che sta succedendo naturalmente sulla. Sì, ci siete, scusatemi. Sì, sono io che ho fatto, insomma, un po' così. Devo prendere dimestichezza. Allora, ragazzi, partiamo immediatamente con la discussione di oggi sull'anno scolastico, sugli esami e sul destino dell'anno scolastico 2020-2021. Cioè l'anno prossimo, una cosa importantissima. Allora, voglio farvi vedere qualcosa che avete già scritto. Vedete, c'è qualcuno già che scrive, per esempio Riccardo scrive, ma secondo lei ritorneremo a scuola per un breve periodo o si conclude tutto con le video lezioni? Vedete, queste sono le domande. Domande di questo tipo. Allora, vi faccio vedere una cosa molto bella. Ovvero, condivido le domande che ho preparato. Allora, question number one is. Ma si vede? Non si vede più. Question number one, eccola qua, perfetto. La question number one è: torneremo a scuola? Naturalmente ci stiamo riferendo a. Un attimo, che qua. Si è incasinato il coso sotto, scusatemi. Torneremo a scuola? Cioè, quest'anno si tornerà a scuola. Noi siamo oggi a, praticamente stiamo per iniziare le cosiddette vacanze di Pasqua, ma la domanda è, noi ritorneremo a scuola prima che l'anno si concluda? Perché l'anno si conclude fra 2 mesi, quindi comunque ci sono ancora 2 mesi di anno scolastico. Però ci sono diverse ipotesi sul tavolo dei ministri e quindi effettivamente molti di loro si sono insomma espressi da questo punto di vista. Ma voi cosa pensate di quest'anno scolastico? Cioè noi torneremo a scuola secondo voi? Perché il ministero ha detto per il momento rimaniamo a casa fino agli inizi di maggio. Quindi l'ipotesi in questo momento è che secondo quello che loro dicono, che noi torneremo a scuola, cioè secondo la loro logica, noi torneremo a scuola. Io ho una mia teoria e quindi dico la mia, vi ho dato il punto di vista del ministero. Il ministero per il momento dice: io convocherò un nuovo tavolo di discussione, mi esprimerò di nuovo, però per il momento io come ministero ti dico che forse si torna a scuola a maggio. Io invece vi dico che cosa pensa il professor Vincenzo della fisica che ci piace. Io sono convinto che non torneremo a scuola e il motivo è uno solo. Secondo me non torneremo a scuola perché fondamentalmente non ci sono le cosiddette distanze sociali che si possono rispettare, cioè la distanza fra le varie persone a scuola in questo momento non la puoi realizzare. Infatti io vi mostro qualche commento che di qualcuno che sta scrivendo, c'è gente che mi scrive anche da Twitch e quindi commento, metto in evidenza un commento di Felix42 da Twitch. Lui dice: io non penso che torneremo, io sono perfettamente d'accordo con buon pomeriggio, ciao Britz, molto bene, anche Riccardo. Stesso parere. Ditemi secondo voi perché no? Cioè, secondo me perché non torniamo a scuola? Io sono convinto, noi finiamo l'anno scolastico online e aggiungo purtroppo, perché a me non piace il rapporto, il non rapporto che c'è online. Cioè, una cosa è fare come la live di fisica il pomeriggio, eccetera, eccetera, per carità va benissimo. Però, ad esempio, c'è Filippo Romani
Non becco, voglio, sono 2 volte che cerco di beccare Filippo Romani. Allora, Alessandro chiede, secondo lei i voti della didattica a distanza valgono come voti formativi o sommativi? Te lo dico subito, però un attimo che è da 3 ore che cerco di mettere in evidenza il commento di Filippo. Eccolo qua. Eccolo. Allora, Filippo dice, io spero di tornarci, ma credo di no. Io sono anch'io, cioè, io se, ho lo stesso sentimento. Cioè, vorrei tornare a scuola perché a me piace il contatto con i ragazzi, però anch'io non credo che torneremo a scuola. Che altro voi dite? Vediamo quello che dice Pietro. Pietro dice: io penso che quest'anno scolastico si concluderà online, visto che prima di riaprire edifici con parecchie centinaia di studenti, bisogna aspettare che i contagi siano prossimi allo zero. Non solo, Filippo, non solo bisogna aspettare che i contagi siano prossimi allo zero, e questo potrebbe avvenire per maggio. Quindi tecnicamente noi per maggio potremmo tornare a scuola effettivamente, ma il problema è che anche se i contagi dovessero arrivare a livello zero, questo non significherebbe aver escluso completamente la possibilità che qualcuno rimetta in circolo il virus. Quindi il problema a scuola sono le distanze sociali, cioè la famosa social distance, no? Quella che anche gli inglesi chiamano così, cioè il fatto di stare almeno a 2 metri di distanza. Come la fai a scuola? Non se può. Aspetta, aspetta, Lodovico scrive una cosa interessantissima. Ragazzi, continuate a scrivere, eh? Continuate a scrivere. E Murmurmundi, scrive da Twitch. La cosa che maggiormente mi preoccupa è che a settembre sarò in quinta e non vorrei mai continuare online. I completely agree with you, my darling. Speriamo di no, speriamo veramente di no. Ancora Pio Antonio dice: no, professore, sicuramente non torneremo. Infatti le persone che mancano sono tante. E lei invece chi manca? Soprattutto e tutti? A me mancano i ragazzi, mi mancano gli studenti, perché voi sapete, io ho il canale YouTube e sono felicissimo di fare lezioni YouTube, però entrare in classe, non lo so, è un'altra cosa. Mi manca, mi sta mancando moltissimo questa cosa. Andiamo a queste domande un po' più piccantelle. Domande piccanti. Ci saranno bocciati e rimandati? Davide, posso dire al 99,9% no, non ci saranno bocciati né rimandati. Perché il ministero su questo si è espresso. Cioè, fondamentalmente, però attenzione, io vi do un consiglio da professore, quindi seguite bene questo mio consiglio, perché è molto, molto, molto importante. Insomma, ci sono 115 persone live. Vi prego, scrivete, è importantissimo, importantissimo. E iscrivetevi al canale e mettete un like. E poi, soprattutto, oltre che mettere like, ragazzi, condividete questo video perché potrà essere utile. Non ci saranno bocciati, non ci saranno rimandati. Io sto parlando dal primo al quarto anno, insomma, quello che è, insomma, parliamo di scuole superiori, però vi posso dare un consiglio. Si parla di recuperi a settembre. Quindi è molto probabile, questo lo sto dicendo da prof, che chi non raggiungerà la sufficienza alla fine dell'anno, forse alla fine verrà promosso comunque. Quindi non ci sarà la rimandatura o la bocciatura, ma sarà tartassato quando ricominceremo l'anno a settembre per poter studiare e recuperare. Aspetta, che stavo vedendo un attimo una cosa. Quindi il consiglio che vi dà il prof, cioè che vi do io, è studiate, preparatevi fino alla fine dell'anno. Ragazzi, lavorate non bene, benissimo. Cercate di arrivare alla fine dell'anno con il 6 nelle materie in cui non andate bene, cercate di raggiungere il 6, poi prendete dei voti nelle altre materie. Perché credetemi, anche se non ti bocciano o non ti rimandano, ma ti freghi l'inizio dell'anno, ci cioè sarà un incubo all'inizio dell'anno. Vi state molto attenti a queste cose qua. Quindi preparatevi, studiate fino alla fine dell'anno, però vedrete, non ci saranno rimandati, non ci saranno bocciati. Dice Chiarix Twitch, ah, Chiarix! Da Twitch, Chiarix, sei sempre tu. Secondo lei le verifiche online sono valide? Ovviamente la probabilità di copiare aumenta. Allora, sì, sono valide, nel senso che il professore può mettere i voti, sì, la probabilità di copiare aumenta, hai ragione, quindi è una gran fortuna per voi. Esattamente. Vediamo un po', Emanuele, Pio, Giuseppe, Cataldo, io spero di sì, tuttavia credo che una scuola di terminare la lezione, ah, l'ho già letta. Filippo R è d'accordo?
con me, con me. Da dove scrivete a proposito, ragazzi? Vediamo. Ludovico Mazzeca, io non la conosco, ma guardando i suoi video mi sta già simpatico come persona. E ti baci, Ludovico, Ludovico! Ah, questa è una cosa interessante. Questo è un commento molto, molto, molto interessante. Dice, wow, cool. He says, or she says, I don't know. Dice, ma con queste lezioni online facciamo più a casa che a scuola. Ragazzi, è vero. E questa cosa secondo me è valida, both for teachers and students, per tutti e due, per tutte e due le categorie. Cioè, praticamente stiamo facendo un sacco a casa, perché voi, quello che vi sta succedendo è che la mattina fate lezione sul computer con i docenti ed è quello che facevate prima il pomeriggio. E il pomeriggio dovete studiare per la mattina, quindi un macello. Filippo scrive da Firenze, grande. Rosa scrive da Bari. Rosa, dove sei? Da Bari. Yeah. Azazel o Azazel, da Lecce. Azazel o Azazel, dimmela. Ciao, Dragon WK. Ecco il tuo messaggio. Mi piace. Vedete, Christian, c'è un docente, finalmente un docente in live con tutti noi. Grazie, prof. Christian. Dice il professore, io come docente faccio più da casa. E Christian, forse sarei d'accordo con me, anche gli studenti fanno molto di più da casa adesso. Dice, vediamo qualche altro. Allora, dice Julie Pigato, prof, secondo lei andrà a finire con le materie che si perdono dall'anno prossimo? Che vuol dire, Julie? Dimmela meglio sta cosa, perché non l'ho capita. Abbiamo connessi Alessandro dall'Emilia Romagna, ciao Emilia Romagna, grandi, da Palermo, Martino, buonasera a te, ancora da Miriam, da Bergamo, come va Bergamo? Come va Bergamo? Io un amico a Bergamo mi dice che va meglio rispetto a prima, sono molto contento, città martoriata da questo virus, e quindi io vi sono molto molto vicino ovviamente, da Taranto, che bello, da Brindisi, quanti pugliesi, oh! Guardate questa domanda, Daniele Grasso, aspetta Daniele, arriviamo a settembre, torniamo a scuola, un attimo, da Monza, che bello, che bello. Allora, vediamo un po'. Allora, dice Matteo, è veritiera la voce che gira su una durata della fase 2 di 6-8 mesi? Allora, non è questa live, non è dedicata alla fase 1, fase 2, fase 3, ne faremo una dedicata a questo, però mi hai dato un bello spunto, Matteo. Io sono convinto che durerà però dei mesi, sì. Io sono convinto che staremo in campana tutta l'estate. Purtroppo qua il problema è il virus, il vaccino. Il vaccino, se non esce un vaccino, siamo nei guai. Ancora, Lorenzo da Guidonia, Riccardo da Andria, Roberto da Benevento, grandi, che bello, fate grandi le vostre città, Giovanni da Genova, che bello, benvenuti, Simone da San Benedetto del Tronto, Laura da Napoli, Britz da Crotone, la grande Calabria, mamma mia, che bello, ragazzi, che emozione. Attenzione, domanda numero 2. Andiamo ai miei banner e andiamo alla question number 2. Oh, question number 2. Come saranno gli esami? Scuole medie e esami di Stato. In che forma verranno fatti gli esami? Commentate, perché voglio condividere i vostri commenti. Dai ragazzi, non ve agitate. Come saranno gli esami? Il Ministero ha dato delle indicazioni. Ragazzi, hanno dato delle indicazioni ad aprile. Ad aprile. Cioè, gli esami sono a giugno, anche gli esami di scuole medie sono a giugno, mancano 2 mesi, mancano ancora 2 mesi, non so perché ripeto le cose con un cretino 2 volte, però non fa niente, non fa niente. Allora, io voglio sapere, secondo voi, come saranno gli esami quest'anno? Il Ministero ha detto, se non si torna a scuola, quindi se per maggio, inizi di maggio, daranno altre, diciamo, informazioni, se non si torna a scuola, partiamo dalle scuole medie. Scuole medie, ogni studente scrive una tesina e questa tesina viene valutata dai professori. Ok?
Basta, e quindi gli esami di scuola media non ci saranno. Attenzione, ragazzi, se non si torna a scuola, noi non lo sappiamo ancora. Attenzione, scuole superiori, se non si torna a scuola, solo esame orale, online, in presenza, non lo sappiamo, solo esame orale. Se si torna a scuola, la prima prova arriverà dal ministero, la prova scritta d'italiano, la seconda prova verrà scritta internamente all'istituto scolastico. Le commissioni saranno formate tutte da membri interni alla scuola più il presidente come esterno. Queste sono le notizie attuali. Io spero di aver detto tutto in ordine perfettamente. Se c'è qualche professore connesso che può naturalmente eventualmente correggere quello che sto dicendo, lo dica assolutamente. Io sono aperto a tutto. Però queste sono le ultime indicazioni del Ministero. Dice Moiz, superiori, se torniamo il 18 maggio, improbabile, ci sarà una versione semplificata. Prima prova uguale, seconda prova per ogni scuola, mentre se non torniamo sarà solo orale. E quindi Moiz ha confermato quello che io ho detto. Andiamo avanti, ancora, manca davvero poco? Federico commenta, manca davvero poco alla maturità, che sarà orale e non arrivano nuove direttive dal Ministero. Io ora vi dico la mia non ve l'ho detta ancora, però fra un poco ve la dico. Stefania dice, per me sono due ipotesi. Uno è che non faremo gli esami, due è che faremo gli esami semplificati. Stefania, ti riferisci agli esami di superiore, insomma, esami di Stato, immagino, eh? Pietro dice, maturità online, 60 PT via telematica. Punti, sarà. Riccardo dice, professore, lo scoprirà lì il vaccino. I don't believe that, my darling. But thank you so much, I appreciate it. Lei cosa pensa riguardo a far passare tutti? Chiarix ti riferisce al fatto che tutti ammessi agli esami? Secondo me ci sta. Vedete, Stefania prima si rivolgeva alle scuole medie, esami di scuole medie. Sì, ci sono molti spettatori, giusto? Ma commentate, ragazzi. Commentate che succederà agli esami, dai, rispondiamo alla domanda number two, come saranno gli esami, cosa pensate, come saranno gli esami quest'anno. Io vi dico la mia adesso, nel frattempo che raccolgo qualche altro commento e qualche altra domanda. Allora, io sono convinto che, vi avevo detto prima, a scuola non si torna, quindi io sono convinto che esami scuole medie non si faranno e si andrà col discorso Tesina. Quindi esami scuole medie e discorso Tesina. Vi sto per dare un consiglio per tutti i ragazzi delle scuole medie che mi seguono. Per quanto riguarda le superiori, io sono convinto che non farete neanche la prova scritta d'italiano e non farete la seconda prova. Sarà solo un esame orale. E spero di no, però temo sarà online. Ora, secondo me, che sarà un esame solo orale, io sono convinto di questo, poi vedremo se ho torto oppure ho ragione, sono convinto che se le condizioni lo permetteranno, voi lo sapete, gli esami orali più o meno si fanno da, 20 giugno, 22 giugno, insomma, manca tanto, sono 2 mesi e mezzo, saremo nella fase 2, quindi ci saranno i distanziamenti sociali. Potremo uscire, ma in maniera controllata, poi ne parleremo durante una live, ci confronteremo con qualche esperto, magari lo chiameremo in live. Però penso fondamentalmente che c'è una possibilità, io credo ad una possibilità di una commissione distanziata nelle scuole e i ragazzi candidati che vanno a fare l'esame orale lì. Perché, perdonatemi, un esame orale in presenza, ok, va bene, bello, forte, ok, dai, ci siamo, ma un esame orale online? Anche no, ti prego, non mi piace. A me non piace per niente come soluzione. Allora, pubblico qualcosa, dai, scrivete qualcosa sugli esami, ragazzi, io voglio sapere che pensate sugli esami, dai, gli altri commenti li faccio vedere dopo. Emanuele, in generale io penso che gli esami quest'anno saranno fatti a distanza.
A tal proposito le pongo una domanda. Quali saranno i criteri di valutazione? Senti, Emanuele, gli stessi criteri, cioè quando si deve giudicare una persona che parla all'orale, perché si dovrebbe cambiare il criterio di valutazione? Che sia a distanza o che sia in presenza, una persona sta parlando, no? Probabilmente forse ci sarà un controllo, il fatto che non potrete avere libri, cioè si farà in modo che, non lo so, per esempio l'altra sera nella intervista con l'ingegneria del suicidio, non so se l'abbiamo detto live o l'ho detto durante la chiacchierata prima con loro, ma per gli esami delle scuole, dell'esame dell'università, correggetemi se sbaglio, stanno chiedendo di puntare la telecamera in basso in modo da vedere se lo studente ha dei libri, se sta consultando, se sta vedendo qualcosa mentre parla. Non lo so, ci sono delle maniere, dai. Ragazzi, sono, si dice, compromessi questi, eh. Cioè, questo è un compromesso, non è facile. Che poi può copiare più facilmente in videochiamata. Io speravo di farlo in presenza, ma non credo che sarà così. Non lo so, Filippo, non lo so. Io invece credo che sarà in presenza l'esame orale. Cioè, ammesso che non si facciano prove, niente prove scritte, il distanziamento sociale sarà partito, sarà iniziata la fase 2, perché non dovrebbero essere in presenza? Io non so, non so, non ho le idee così chiare da questo punto di vista. Questa è carina. Moiz dice, non so perché, ma potrebbe essere che molti professori per l'esame orale online chiederanno di bendare il candidato. Questa è una cosa molto... Questo è un assist che potremmo lanciare alle commissioni, al ministero, i candidati bendati. Quindi con la benda non puoi guardare, puoi solo parlare. Commento qualcos'altro. Stefano dice, meglio buste come l'anno scorso oppure esame via telematica? E qui ce lo stiamo chiedendo tutti, non lo so, e buste sì, se sarà possibile utilizzare le buste naturalmente. E Francesco apre ad una domanda universitaria. Io non ho incluso l'università in questa chiacchierata, mi dispiace naturalmente. Gli esami scritti all'università come si faranno? Secondo me saranno molto più bassi con le valutazioni. Temo anch'io, non lo so, ho questo timore. Però avvisatemi, ditelo, ne possiamo parlare magari un'altra. Allora, Viral Video dice, per i crediti scolastici del terzo anno, verranno valutati o no? Io sono convinto di sì. Viral, sono convinto di sì. Perché ho questo dubbio? Is it correct to say viral or viral? I have a question for you, so if you can answer my question, I would appreciate it. Ciao Nisa! Anzi, Nisa! Dice Samuele, se l'orale fosse online, ci faranno svolgere esercizi di matematica, fisica o chimica? Risposta, sì. Probabilmente, se l'esame dovesse essere online, è probabile che ci si attrezzerà al meglio possibile per poter far sì che lo studente possa condividere sul suo schermo un iPad, un tablet oppure una lavagnetta collegata, in modo da scrivere, avere il viso dello studente e poi contemporaneamente il foglio di scrittura che scorre. Cioè, ragazzi, mancano 2 mesi, quindi sicuramente ci saranno delle belle cose da fare e da dire. Mario dice, prof, secondo me prenderanno provvedimenti come la doppia telecamera, ma sempre online saranno. Quindi tu sei super convinto dell'online. No, io non sono convinto. Allora, mi danno un suggerimento di pronunciation, viral. Thank you so much, Mauro. Maurizio Paduanelli. I appreciate it. You are so kind, my darling. Allora, per gli esami superiori, vediamo un po'. Andiamo. Alessandro, per me gli esami delle superiori saranno molto più difficili perché ci possono essere problemi di connessione. Poi parlare risulterà più difficile. Posso dirti questo, Alessandro? Non voglio essere così ottimista, ma io sono convinto del contrario. Invece che ci sarà un clima di voglia di mettervi a vostro agio e anche dei professori di essere a proprio agio. Quindi io non sono convinto, sinceramente, che saranno più difficili. Non voglio credere a questa cosa, sinceramente. Luigi fa una domanda.
È possibile che prima dell'esame un docente della scuola venga a casa dell'alunno con la mascherina e si colleghi insieme all'alunno con i professori per vedere se guarda da qualche parte? Interessante, Luigi. Io direi alla ministra dell'istruzione di guardarsi questa live, perché secondo me potrebbe trovare tanti spunti interessanti. Ragazzi, vi state buttando la zappa sui piedi, perché poi se fanno questa cosa non me la prendete col canale YouTube La Fisica Che Ci Piace, per favore. Vi prego. Allora, vediamo un po'. Dice Anastasia, una verifica online di fisica il 18 e sono in terza artistico. Speriamo che abbia pietà la professoressa. L'avrà, vedrai che sarà buona. Vado ancora avanti. Volevo adesso, insomma, prima di passare alla question number 3, quindi parliamo dell'anno prossimo, 2020-2021, importantissimo, ma se volete continuate a scrivere sugli esami di Stato, volevo... Maurizio dice, sarà ridicolo un esame online, secondo me bisogna annullarlo, come successe per Margherita Hack dopo la guerra. Anche in altre nazioni è successa questa cosa di annullare l'esame. Io penso, Maurizio, che questa probabilità ci possa essere, però credimi, faranno di tutto per fare l'esame, di tutto, credimi. Senti al professore tuo, faranno di tutto. Questa è una bella cosa. Wow Cool dice, il 20% dell'Italia non ha internet, come faranno questi studenti a fare l'esame online? Vabbè, probabilmente Wow Cool, io credo che diciamo si farà in modo che gli studenti che non hanno internet per quel giorno, perché tanto l'orale è una mattina, uno si deve connettere, fare l'orale, arrivederci, grazie, faranno in modo che lui quel giorno possa avere un device, un dispositivo per poter fare l'orale, perché una cosa è fare la didattica online, e io su questo sfondi una porta aperta, hai ragione, una cosa è il discorso di non poter fare l'esame orale. Giulia, tu fai una domanda per il debito delle materie. Prof, volevo chiedere come andrà a finire col debito. Non sono più previste, allora il debito per le materie che non sono previste per l'esame dell'anno prossimo, come molti tecnici, io sono convinto semplicemente che il debito comunque non verrà messo e per le materie che poi l'anno successivo non ci sono, appunto, non ci sarà recupero. Perché è chiaro che una cosa è tu arrivi alla fine dell'anno, che ne so, con 5 matematica, ti promuovono in matematica, ti promuovono, perché l'ha detto il ministero, punto, e magari a settembre inizia un recupero in matematica, un incubo. Quindi io vi dico, per piacere, studiate, impegnatevi fino alla fine dell'anno, vi prego. Però se la materia non c'è, non c'è, cioè punto, non è che... Questa è una situazione strana, ragazzi, molto strana. Dice Filippo, probabilmente in 2 mesi ci attrezzeremo tutti, sta parlando della didattica a distanza, lo Stato darà equipaggiamento agli studenti sprovvisti, ma speriamo, non lo so, io non so se questa cosa sarà proprio possibile. Dice Lore Romeo, ti è dispiaciuto l'eliminazione della tesina agli orali? Non so se è stata eliminata però la tesina agli orali, non sono convinto, eh. Ecco, allora io colgo la domanda di Fabiana perché mi interessa lanciare la terza ed ultima question della giornata di oggi. Dice Fabiana, Vincenzo, ma secondo te rientreremo normalmente a settembre? Io credo di no. Ciao da Brindisi. Intanto un saluto alla città di Brindisi, tutta, vi adoro. E andiamo alla question number 3. Io vi chiedo, come sarà il prossimo anno scolastico? Allora, anche qua vi do la lettura del Ministero ad oggi, non lo so, 8 aprile, 9 aprile, 10 aprile, che giorno è oggi? 10 aprile. Io vi do la risposta del Ministero ad oggi, 9 aprile, 10 aprile, vi do la mia lettura e poi dopodiché mi apro ai vostri commenti. Quindi commentate come immaginate l'anno prossimo. Che ragazzi... È arrivato, siamo ad aprile, a maggio, fai così, è arrivato settembre. Allora, settembre, maggio, giugno, luglio, agosto, 4 mesi, ragazzi. Allora, il problema è, saremo in fase 3?
probabilmente saremo in fase 3, una fase in cui si sarà tutto molto allentato. Qualcuno diceva che queste fasi dureranno tante. Ricordatevi che siamo ancora in fase 1. Vi prego, dobbiamo stare a casa. Io ho sentito dei rumori strani in strada oggi. Sento molte più macchine passare. Questa cosa non mi piace. Questa cosa non mi piace. Per niente. E non deve piacere neanche a voi. Dobbiamo rimanere in casa. Se no tutto il sacrificio che ci siamo fatti, il mazzo che ci siamo fatti finora, non sarà servito a niente. A niente. E ritarderanno la fase 1 e rimarremo in estate in casa. Ve prego, io voglio andare a mare. Allora, ammesso che partirà poi la fase 2 e poi quella diventerà fase 3, secondo, allora il Ministero dice l'anno prossimo deve partire col distanziamento sociale. Dobbiamo adottare nuove strategie, dobbiamo mettere in campo nuove strategie. Che vuol dire sta cosa? Come facciamo? Che le classi sono pollaio, il qualcuno che è vicino al Ministero, cioè gente, insomma, portavoce, eccetera, eccetera, che è la ministra, hanno detto dovremo fare in modo che fra gli studenti ci sia questa benedetta distanza. Quindi probabilmente loro aprono a una doppia, diciamo, strada da percorrere, cioè un anno scolastico con gli studenti che tornano a scuola, con uno studio che non so a cosa porterà, di distanziamento, e con una didattica a distanza anche. Quindi l'utilizzo dell'online e l'utilizzo della didattica normale a scuola. Doppi turni, mattina e pomeriggio? Non è facile da realizzare questa storia. Allora vi dico il mio pensiero. Questa storia non è facile da realizzare. Perché non è che fai fare i doppi turni. Cioè, noi professori siamo pagati per un tot di ore all'anno, a settimana, ok? Quindi il mese noi lavoriamo un tot di ore a settimana. Cioè non è che tu al professore dici, vabbè, fai i doppi turni, dividiamo la classe a metà, facciamo venire la mattina dalla A alla N, il pomeriggio dalla L, che ne so, alla Z, li dividiamo gli studenti a metà, adottiamo sto benedetto distanziamento in classe, mascherine, perché qui stiamo lavorando sempre nell'ipotesi che non sia arrivato un vaccino, eccetera, eccetera, capito? La situazione più difficile da gestire, quella più complicata, che è quella alla quale bisogna pensare. Ma noi non possiamo fare il doppio turno, cioè o tu lo devi pagare il doppio il professore, cioè perché li devi far fare non 18, ma li devi far fare 36 ore e non ci sono questi soldi. Quindi sicuramente al doppio turno io non credo. Credo al discorso della didattica online e quindi probabilmente forse a metà alunni andranno a scuola e l'altra metà rimarrà a casa e quindi poi si switcheranno, si cambieranno. La settimana B succederà il contrario, la settimana C si torna... Non lo so, questa è l'idea che mi sto facendo io, perché ci deve essere un anno prossimo inteso in questo senso, che guardi molto attentamente a questo. Dice Rosa, io voglio tornare a bere mojito sulla spiaggia, non hai idea io come voglia tornare a fare questo, tesoro mio. Uguale. Chiarix dice, mi sembra difficile che faremo tutto l'anno prossimo online. Sicuramente, Chiarix, questa cosa non è... Allora, vi voglio dare un messaggio di speranza, diamoci un messaggio di speranza. Sto benedetto vaccino arriverà prima o poi. Quando arriva il vaccino, ragazzi, non è che abbiamo risolto tutti i problemi di questo mondo, ma perlomeno il vaccino seda il virus, lo paralizza, cioè la diffusione così veloce del virus avviene molto più lentamente, quindi lo tieni sotto controllo. Maurizio dice, la scuola cambierà sia come struttura delle classi che come modalità di fare lezione. L'organizzazione cambierà. Preparati Vincenzo perché faremo lezioni online certificati. Quindi Maurizio, sei un prof, scrivetelo se siete prof, perché mi fa piacere. Quindi Maurizio, intuisco sia un prof, dice faremo lezioni online in maniera certificata. Sì, io sono d'accordo con quello che dici, che la scuola cambierà. Ma come? Cioè non è facile. Io non credo al fatto di lezione solo online, non lo so, ho questa impressione, cioè secondo me, boh, non so, mi sembra a volte veramente di vivere nel mondo dei sogni, però effettivamente hai ragione anche tu, effettivamente. Dice Riccardo, secondo me si recupereranno i debiti presi e chi non lo fa verrà bocciato l'anno successivo, per il resto credo che si tornerà a scuola. Ah, oh, Riccardo, il discorso del recupero debiti è molto delicato, infatti non dovete fare l'errore, ragazzi, di pensare... Ah, che bello, non mi rimandano quest'anno, sono promosso, non faccio più niente, non partecipo alla didattica online, non studio. Non fate questo errore,
Non fate questo errore, non vi mettete in questa condizione, perché ricordatevi, tutto quello che succede online è tracciato. Il fatto che non siete presenti è tracciato. Il fatto che non fate i compiti è tracciato. Allora qualcuno mi potrebbe dire, ma io la connessione a casa non ce l'ho, non posso essere presente online. Ok, va bene. Però il telefonino ce l'hai. Però il telefonino ce l'hai. Cioè dal telefono tu puoi scaricare quello che i professori ti danno da fare. Lo puoi scaricare. Il compito da fare, lo puoi fare una foto e mandarlo il compito, cioè la buona volontà la puoi dimostrare. Anastasia dice, a settembre so che si pensa di fare le prime settimane didattiche a distanza, penso saremo a scuola ad ottobre. Anastasia, boh, non so, tu dici didattica a distanza a settembre, che cambia allora fra settembre e ottobre? Non lo so, non so. Allora, dice Sofia, spero che si rientrerà e spero che non ci sarà bisogno di aspettare un vaccino per riaprire le scuole, altrimenti passerà un anno. Sì, gli scienziati danno tempi per i vaccini che sono fra i 12 e i 18 mesi, però ragazzi, si diceva questa cosa già quando tutto è iniziato a Wuhan, parliamo di dicembre, gennaio, siamo a maggio, aprile-maggio. No, dai, siamo ottimisti, arriva il vaccino, dai, ci credo, deve arrivare, sono convinto che arriva. Ho la sensazione che tanti scienziati stanno lavorando, tanti. Prof mancato, non sono prof, ma faccio divulgazione scientifica. Grande Maurizio, perfetto. Dice Riccardo, io credo che l'anno prossimo sarà tutto in presenza, non credo che arriverà il vaccino e dai, siate ottimisti, Rovini, sì! Grande Riccardo, diamo questi messaggi. The Monster TV, oh, the monster says that we won't get over the situation, non usciremo da questa situazione, non usciremo presto, però perché purtroppo nel nostro paese ci sono persone limitate che finché non provano tragedie sulla propria pelle non prendono mai nulla seriamente. Quanto c'è ragione. Vabbè, dai, però crediamo anche che siamo un po' intelligenti. Cioè. Abbiamo un altro professore, Roberto Figliola, professore di chimica. Grande professore, benvenuto. Stefania Pirozzi, ma i mesi di scuola che non faremo? Stefania, in realtà stiamo facendo e continueremo a fare. Cioè la didattica a distanza è una cosa super seria e dobbiamo prenderla seriamente. Io, ragazzi, un attimino devo collegare la batteria del computer perché sta per spegnersi. Un attimo solo. Allora, dov'è la batteria del computer? Dov'è la batteria del computer? Batteria? Arrivo un attimo, perché sta per spegnersi il computer. Un attimo solo. Allora, sì. Scusate, sono cose che capitano. Mentre stavo parlando, mi sono accorto, batteria al 5%, boh! E crollava. Vabbè, al massimo ci saremmo dati così. Rosa dice, è arrivato in Cina il vaccino, arriverà anche da noi, dai. Rosa, ma quale vaccino è arrivato? I don't believe that. Chiarix dice, secondo me far passare tutti è giusto a un certo punto, è ingiusto verso chi si è impegnato molto, è troppo positivo per chi non si impegna. Allora, ascoltami, io però posso dire una cosa, ragazzi. Oggi, quando si è connessa, se non sbaglio, io ho fatto una live su Instagram e si è connessa, non mi ricordo chi, alla fine, dicendo, una mia follower che diceva, impegnarsi è una cosa importante al di là dei voti. Cioè io, ragazzi, sono diventato capace di fare tutta una serie di cose perché mi piace, perché voglio essere bravo e questa cosa mi fa fare tante cose belle, cioè mi differenzia dagli altri, capite? Quindi essere bravi ed impegnarsi e fare le cose bene, al di là del voto, hashtag che te frega del voto, è per te. È chiaro che da studente tu puoi dire, non è giusto. No, vi racconto una cosa che è successa a me da studente. Io, ad esempio, quando ho fatto il quarto liceo, io sono arrivato davanti ai quadri e mi aspettavo, sinceramente, che in classe nostra fossero bocciate un paio di persone. Io me l'aspettavo. Cioè, io mi aspettavo che fossero bocciate due persone. Non solo non sono state bocciate quell'anno, ma addirittura non hanno neanche avuto debiti. Sono rimasto malissimo. Poi ho visto che i professori avevano alzato i loro voti e avevano alzato anche i nostri.
anche a me avevano alzato i voti. Quindi in un primo momento mi sono un po' rinfrancato perché i miei voti erano più alti. Vabbè, ho detto ok, sono contento, è un mio risultato. Poi, con il senno di poi, ma tanti anni dopo, mi sono reso conto di una cosa, che dei voti non ve ne deve fregare nulla. Dei voti non vi deve fregare nulla. Voi vi dovete preparare per voi stessi. L'occasione di stare a casa e, diciamo, usare le ore per divertirvi, fare videogiochi, guardare Netflix, ci sta, ma diventate persone migliori per voi, che vi frega del voto. È chiaro che se tutti verranno promossi è un'ingiustizia, è una grande ingiustizia, ma non possiamo fare diversamente, è un'occasione unica, questa non poteva capitare. Scusate, ho messo la... Antonio dice, secondo lei come funzionerà l'assegnazione dei crediti formativi per le classi terze? Fammi meglio la domanda, tu ti riferisci all'alternanza, perché i crediti formativi sono anche relativi all'alternanza, fammela un po' meglio questa domanda, Antonio, scusami. Allora, Sofia, io questa tua domanda la faccio vedere, perché sei stata coraggiosa a scriverla. Secondo lei il ministero ha sbagliato a dire fin da subito che non ci saranno rimandati? In questo modo la maggior parte degli studenti ha smesso di studiare. Allora, io non credo che la maggior parte degli studenti abbia smesso di studiare. Io penso che quelli lavativi, che già non studiavano prima, hanno lasciato perdere. Io sono d'accordo con te, secondo me il ministero ha sbagliato a dirlo subito, non dovevano dirlo subito, dovevano aspettare, però ricordati quello che ho detto 5 minuti fa, cioè l'impegnarsi non è relativo al fatto di dover prendere dei voti alti, è impegnarsi per se stessi, perché il percorso di studi che state facendo, ragazzi, è molto importante, quindi... Io sono d'accordo con te, hanno sbagliato a dirlo subito. Quelli che non studiavano adesso stanno dicendo che però me ne frega a me, non studio più. Pagheranno prima o poi. Perché credetemi, gli ultimi, non è vero, nello studio, nelle competenze, nelle capacità, non è vero che gli ultimi saranno i primi. Nello studio gli ultimi sono ultimi. Punto. Credetemi, esperienza. E non ve lo dico da professore, ve lo dico da occhio lungo che si guarda intorno e fidatevi del mio vecchio occhio lungo, vecchio o no, non sono vecchio. Ecco, Anastasia dice, sì, infatti non ho fatto alternanza perché ci hanno detto tardissimo le date per farla e nessuno in classe ha fatto alternanza, però i crediti formativi non sono dipendenti solamente dall'alternanza, credo, correggetemi se sbaglio. Allora, dice Maurizio professore, Pier Giorgio Di Freddi, scoprendo un ragazzo che copiava durante un esame, disse, io posso anche promuoverti, sarà la vita a giudicarti. Grande. Grande Maurizio che hai nominato questa frase di Pier Giorgio Di Freddi, grande matematico, grande mente, grande contemporaneo. Cioè questo, ragazzi, io infatti a scuola certe volte io lo dico, i miei alunni lo sanno, io sono uno che eliminerebbe i voti dalla scuola, perché per me il voto non è importante, lo so, però voi, quelli bravi invece ci tengono ai voti, lo so, io ci tenevo tanto ai voti ed ero uno, beh, insomma, terzo, quarto e quinto sono uscito proprio fuori, ero molto molto bravo ed ero competitivo, però è questa la risposta, cioè chi copia dice ok, io ti promuovo. Vattene davanti agli occhi, sarà la vita poi a presentarti il conto. Ed è vera questa cosa, grazie Maurizio. Ottimo. Vedete, per esempio Filippo dice, secondo me abbiamo sbagliato a non chiudere subito tutti i luoghi affollati, scuole incluse. Dovevamo chiudere tutte subito, ma guarda Maurizio, Filippo, in realtà io mi stupisco di come l'Europa e l'America, gli Stati Uniti, non abbiano saputo gestire questa cosa mesi prima, perché il casino che stava succedendo là a Wuhan si sapeva benissimo. Allora il discorso è questo, molti di voi sono piccoli, forse non si ricordano, ma noi abbiamo avuto una quasi pandemia 15 anni fa, si chiamava SARS, che non si è diffusa così tanto, non è uscita fuori dai confini cinesi. Io sto andando un po' a memoria, aiutatemi le persone più grandi che ci stanno seguendo. Probabilmente molti hanno pensato, andrà a finire uguale, non avremo problemi, quindi andrà
andrà bene, non arriverà in Europa, non ci contagerà. Invece, e ne abbiamo parlato prima, Alessandro, torneremo a scuola a settembre. Ho detto, io sono molto in dubbio da questo punto di vista, cioè l'anno prossimo è un grande punto interrogativo, bisognerà vedere, sarà un ibrido probabilmente, perché il distanziamento, come lo fai? Come lo fai il distanziamento a scuola? Cioè, io non lo so. Come pensa saranno le lauree? Tu dici le sedute di laurea, ma guarda, Chiarix, in realtà la seduta di laurea è il meno. Forse la preoccupazione per gli universitari e i professori universitari sono più gli esami, non la seduta di laurea. Perché la seduta di laurea, perdonatemi, è una formalità. C'è uno studente che arriva alla laurea, ciò che ha fatto l'ha fatto, gli esami li ha dati, la discussione di laurea è un momento di gioia, no? Anzi, a me dispiace che le sedute si facciano online, perché la laurea invece, io se penso alla mia laurea mi commuovo, cioè mi ricordo i miei genitori, mi ricordo le persone a cui volevo bene, tutti là intorno, cioè la laurea no, dai, non la puoi fare online, ti prego, non la puoi fare online. Però è il meno, è un po' più incasinato l'esame, sinceramente. Riccardo dice, ma che belle live che fai, ancora una volta mi hai reso felice, continua così, mi inciti a seguire le tue live. Mua, Riccardo, che ti baci, ti voglio bene. Ecco, dice Sara, prof, mi ricordo bene della SARS, mi sa che siamo quasi coetanei. Sì, insomma, 2000, gli anni 2000, 2003, la SARS, se non sbaglio, 2003, cioè la SARS, noi come italiani non l'abbiamo vissuta. Sara, correggimi se sbaglio, io non me la ricordo la SARS, ci abbiamo sentita discutere, però nessuno ha saputo, quindi alla fine questa cosa è passata. Secondo me hanno creduto che la cosa era uguale. Vedete, una settimana dopo che hanno chiuso le scuole hanno accertato un caso di coronavirus nella mia scuola. E questo è un... Guardate meno male. Noi abbiamo fatto una live 2 settimane fa con, mi ricordo, con una mia amica che insegna matematica a Bari e si chiama Sandra Lucente, e lei ha detto questo, cioè lei ha dimostrato come il lockdown delle scuole ha a un certo punto, diciamo, creato una situazione di minore esponenziale della curva. Lei fece vedere quel giorno, quella volta, la curva dei deceduti, una curva, un abbassamento della curva dei deceduti grazie al lockdown, e ha fatto vedere che se non ci fosse stato il lockdown noi saremmo arrivati a 15.000, 20.000 morti, 30.000 morti, 40.000 morti, così, perché credo siamo arrivati a 15.000 morti, ma ci saremmo arrivati a numeri enormi, forse saremmo arrivati a 80, 100.000 morti. Cioè la chiusura delle scuole, guardate, forse la percezione noi non ce l'abbiamo, ma è stata incredibile. Allora ragazzi, io diciamo sono contento di quello che abbiamo fatto oggi, perché abbiamo fatto veramente un percorso insieme attraverso questa live per confrontarci e per insomma discutere un po' di quello che succederà questi ultimi 2 mesi di scuola. L'abbiamo detto, come saranno gli esami di scuole medie e come saranno gli esami di Stato e che cosa succederà l'anno prossimo. Questo video del venerdì l'ho voluto vivere live perché secondo me è figo, lo possiamo fare live. La prossima volta, venerdì prossimo, farò qualcosa di diverso, non so, vediamo se ospito qualcuno, vediamo se vi è piaciuta anche l'idea. Adesso commento libero, lo scriviamo qua, commento libero, banner, commentate liberamente, commento libero, libero, vai, libero. Libero, vai, yeah, vai, sbizzarritevi, vai Rovini, 10 minuti di commento libero, vai, rispondo a tutto, commento libero, vai, dai, facciamo questi 10 minuti di commento libero, rispondo a tutto, tranne quello a cui non voglio rispondere. Dai, vi pubblico velocemente. Greta dice che ansia, Greta, buah, togli l'ansia, mettiti la maglietta, stop all'ansia. Lei è un fenomeno, prof, la stimo, vai, commento libero. Come ha passato, dice Lore Romeo, la sua notte prima degli esami? Agitato Lore, ero agitato, me lo ricordo, insomma. Però le parole del ministro dell'istruzione, che a quel tempo era... la Moratti, credo che fosse, disse siate originali, siate creativi. Io, siccome mi sono sempre ritenuto una persona abbastanza creativa,
quelle parole mi tranquillizzavano, quel siate creativi. Lore, te voglio bene, Twitch, ti voglio bene, Twitch, iscrivetevi a Twitch. Ragazzi, seguitemi in Twitch. Almeno a Pasqua ci sfondiamo di cioccolato. Nico Carta, c'era giù, ciao Nico! Dai, scrivete, commento libero. Dai, la stimo, prof, dai, ti voglio bene. Vai che arriva un euro, dato dei milioni. Ti faccio il balletto se mi mandate gli euro, dai. Datevi gli euro, forza. Dai, abbonatevi al canale YouTube. Fate, se volete, potete contribuire al mio canale YouTube facendo una donazione al canale. Nel commento sotto qui trovate il link per fare una donazione. Oppure, se volete, potete fare delle super chat. Oppure, se volete abbonarvi al mio canale. Sotto qui, se clicchi sul tasto abbonati, non scoppia il computer, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, non scoppia il computer. Puoi vedere i pacchetti di abbonamento che ho fatto per i miei levini. Allora, vediamo che altro scrivete. Grazie per queste live, sto migliorando la quarantena. Chiarix, te voglio bene. Rosa dice, ho imparato molte cose con lei, con il professore non capivo niente. Povero professore. Dice Emanuele, ragazzi, se studiate vi troverete meglio all'università, fidatevi, vedi, sta parlando un universitario. Io ad esempio tutto ciò che avevo fatto allo scientifico mi ha dato una grossa mano nel superare esami come analisi 1 e fisica 1. Sono d'accordo con te, Emanuele, io ho fatto analisi 1 così e fisica 1 lo stesso, perché ero molto preparato grazie al liceo e grazie ai miei professori, che saluto. Mando un bacio alla professoressa Napoletano e al professor Giannoccaro, che sono stati i miei professori, rimarrete sempre nel mio cuore, di matematica e fisica. In Lombardia avevano chiuso subito le scuole perché in quel momento si pensava che fossero solo lì i casi. Un video sull'attrito viscoso, please. Va bene, Luigi, ci proverò. Vai, continuate a scrivere. Prof, da quanti... Lei, da quanti... Prof, e lei è prof da quanti anni? Ah, ho capito, da una decina anni. Allora, Gabriele dice, professore, mi consiglia un libro sulla relatività ristretta didattico? Devo guardare un po', Gabriele, ti voglio dare un consiglio preciso, perché io di relatività ho letto qualcosa, però non didattico, erano un po' più complicati, quindi fammici pensare. Magari commenta sotto questo video e poi ti risponderò. Dice Mario, grazie a lei sto adottando qualche metodo da lei consigliato per l'inglese. A proposito, Mario... Follow me because I'm gonna share a live the next week and we will talk about English, how to improve your English, and I will host a friend of mine who teaches English at school as well as on YouTube, and she's gonna share with us some suggestions so that we can improve our English, because you know that I'm students as you are. Professore, quando finiranno gli argomenti? Finirà di fare i video? No. Quando finiranno tutti gli argomenti, mi spoglio, sto scherzando. No, ma non possono finire gli argomenti. Sapete quanti argomenti? Sai, Davide, quanti argomenti si possono fare? Ma si tornerà a scuola? Chi lo sa? Dai, seguitemi in Twitch. Volevo fare i complimenti. Ho 47 anni, ho riscoperto, nonostante il mio percorso di studi sia finito da anni, l'amore per la fisica e la matematica. Mua! Kamikami, te voglio bene. Ti voglio bene, Kamikami. Jacopo, professore, lei sognava sin da piccolo di diventare professore oppure aveva altri sogni nel cassetto? Jacopo, io ho tanti sogni nel cassetto, continuo ad averne sempre, ogni giorno, Jacopo, sempre. Allora, io da piccolo, sì, no, non mi è venuto, il desiderio di diventare professore non mi è venuto da piccolo, sinceramente. È stata una condizione che è venuta fuori dopo, perché una professoressa dell'università mi ha detto... fai l'insegnante, perché siccome io ero violinista e avevo un gruppo gospel, ce l'ho ancora, diceva, se vuoi fare l'artista, l'insegnante è un buon mestiere, perché ti lascia delle ore libere. E quindi, siccome poi a me piaceva insegnare, e voi lo vedete che mi piace, io lo dimostro, ho deciso di fare l'insegnante. Fare ripetizioni di fisica? No. Ecco, questa è una notizia che voglio dare, la do live. Ragazzi, io non do ripetizioni, io ricevo decine di messaggi al giorno, proprio che mi chiedono questo, io non faccio lezioni di ripetizione, non c'ho il tempo. Il mio professore di fisica ci fa vedere i suoi video per spiegare, così mi trovo molto meglio. Chiarix, molto bene, molto bene. Chiarix, ma sei passato o passata da Twitch
a YouTube. Professore, consiglia l'uso dell'iPad per l'università, per gli appunti? Ho visto che lo usa per le lezioni a volte. Sì, Samuele, ti dico questo. Se avete un iPad, scaricatevi Notability, che è un'app che costa una decina di euro, ma li vale tutti. Se invece avete un tablet Android, scaricate OneNote, che è molto simile. Quando non sa di che parlare, rinizia a spiegare tutto da capo. Bravo Filippo, good suggestion, thank you so much. Lei quando ha deciso di studiare fisica? L'ultimo anno del liceo, sinceramente, ci ho cominciato a pensare, perché mi piaceva molto l'elettromagnetismo, ero molto attirato. Questo l'ho fatto vedere già a Maurizio per la relatività. Io consiglio, vedete, un consiglio della relatività, libro didattico, guida alla teoria della relatività di Vittorio Silvestrini. Grazie Maurizio. Prof, pensa di fare video più approfonditi per argomenti di analisi, su teoremi ad esempio? Allora Claudio, penso di sì, però io di solito se mi vengono chiesti degli argomenti, se mi commentate i video che io faccio in YouTube, mi lasciate le richieste sotto nei commenti, io di solito li faccio anche teoremi un po' più complicati. E vi ricordo che se volete cercare i miei argomenti, per esempio, teorema di Roll, io l'ho fatto, teorema di Cauchy, teorema di Lagrange, cercate teorema di Roll, la fisica che ci piace, teorema di Cauchy, la fisica che ci piace, Lagrange, la fisica che ci piace. Non ci ho pensato l'ore perché da violinista io ero molto bravo, ma per essere solista come violinista devi studiare tante, tante, tante ore al giorno, devi fare solo quello. Allora io quando ho iniziato, ho finito diciamo l'università eccetera, anche il conservatorio, io volevo fare l'artista ma nello stesso tempo volevo avere del tempo libero, quindi mi sono dedicato ai gospel, ecco perché ho rinunciato alla carriera di violinista, perché chi fa la carriera di violinista deve studiare tantissime ore al giorno e non ero disposto a fare questo. Ok. C'è un argomento di fisica che non le piace? No, dai, no, mi piace. La fisica in generale... Allora, quando ho un approccio meno, diciamo, meno concreto su alcuni argomenti, tendo a essere forse anche meno convincente io nello spiegarli, perché non è che sono magari bravo in tutto, però mi piacciono tutti gli argomenti in generale, sono sincero in questo, lo sai. Perché in Italia non si fanno tante dimostrazioni pratiche, ad esempio interessanti sulla fisica al liceo? Perché al liceo non è compreso il laboratorio. A proposito, ragazzi, Stefano mi dà un assist per dire una cosa nuova. Molto probabilmente da settembre nel mio canale YouTube includerò una parte riguardante anche il laboratorio di fisica, ma non vi dico nulla perché è una grande novità che lancerò. Ah, Maurizio, ma tu sei barese, io avevo Casciaro... l'assisto di calcolo a voglia, certo, a Casciaro io ce l'avevo di geometria, Casciaro insegnava geometria a me, vabbè, poi ce lo diciamo io e te, non ti preoccupare. Anche se un po' sconcia, quanti anni hai? Allora no, è sconcia. No, non voglio rispondere. Allora, ragazzi, no, vabbè, no, perché cioè, voglio dire, non c'è problema. Allora, ragazzi, io prima di salutarvi e di darvi il, diciamo, come si può dire, il di dirvi che ci vediamo la settimana prossima, togliamo sto commento libero, lasciamo soltanto l'ovini sotto, vi ricordo che la settimana prossima ci saranno tante novità, intanto fate buona Pasqua, seguitemi mi raccomando su Instagram, su TikTok, seguitemi su Twitch, perché sono nuovissimo su Twitch, ho cominciato da pochissimo, seguitemi su Telegram, mi trovate dappertutto come La Fisica Che Ci Piace, su Instagram, su Telegram, su TikTok, su Twitch, seguitemi su Spotify, perché ho un podcast su Spotify che si chiama La Fisica Che Ci Piace, podcast show. Continuate a diffondere il mio canale YouTube, io sono felicissimo di aver fatto questa live con voi, è stata meravigliosa. Ricordatevi le cose che ho detto e il mio parere su cosa succederà, vedrete che si avvererà, perché io sono convinto che le cose andranno così, ho il polso della situazione e sono una persona anche molto pratica. Vi do appuntamento la prossima settimana, le spoilerate naturalmente non le farò lunedì perché è Pasquetta, ma le farò direttamente martedì, ci sono tante cose che succederanno. Vi mando tanti baci e lo sapete, vi voglio veramente tanto, tanto,
tanto, tanto bane. Lo sapete che il mio bane è infinito. Ho sputato, non vini miei. Stanno arrivando la Pasqua dappertutto, tutti stanno augurando buona Pasqua, io metto, vi faccio vedere i commenti che state condividendo, perché mi piacete da morire, mi piace molto condividere i vostri commenti, credo che sia la maniera migliore per poter chiudere, e scrivo questo commento, condivido questo commento di Luigi, state a casa, la Pasqua si può fare tranquillamente a casa, ci sacrifichiamo un anno ragazzi, una Pasqua dobbiamo sacrificare, noi dobbiamo uscire, ma allora, vedete, Maurizio mi fa un complimento dandomi 35 anni, quindi chiudiamo con questi 35 anni che mi dà Maurizio, che sono assolutamente una bugia, perché non ho 35 anni, ne ho di più, però dico con felicità, la mia bugia di oggi è che ho 35 anni. Grazie Maurizio, ciao a tutti, ciao Capoccio, ne voglio